Ve le ricordate le prime pagine dei giornali di un anno fa? Putin scatena la guerra torna in Europa. Sono i titoli questi in realtà delle prime pagine del 25 febbraio 2022. La mattina del 24, infatti, i giornali arrivati alle edicole, che erano andati in stampa la sera prima, ancora non contenevano la notizia della notte, cioè che la Russia aveva attaccato l'Ucraina. Ma in realtà la guerra non è iniziata quel giorno, era già in Europa da 8 anni. Il 24 febbraio 2022 la Russia attacca l'Ucraina da ogni lato possibile. L'Occidente è sconvolto, gli ucraini invece si preparavano da tempo. Per settimane prima di quel giorno a Kiev si erano allenati con i fucili di legno. Nel Donbass invece da anni venivano usati quelli veri. Infatti quella che inizia il 24 febbraio è una guerra su larga scala, ma non è che l'escalation di un conflitto cominciato quasi un decennio prima, nel 2014. Cerchiamo però di capire il perché del conflitto, da dove nasce l'aggressione russa, il contesto che ha portato a quel giorno, al giorno dell'attacco. Andiamo per gradi. La sera prima, quella del 23 febbraio 2022, Vladimir Putin si rivolge alla nazione. Non parla di guerra o di un attacco, parla di una missione militare speciale con un obiettivo ben preciso, quello di demilitarizzare e, così dice Putin, denazificare l'Ucraina. Ma cosa intende? Il primo concetto è chiaro. Il Cremlino vuole assicurarsi la neutralità dell'Ucraina. Dal crollo dell'Unione Sovietica, Mosca infatti ha accusato più volte l'Alleanza Atlantica, cioè la NATO, di essersi espansa troppo est, inglobando anche quei paesi che un tempo facevano parte della sua sfera di influenza. Il solo pensiero che anche l'Ucraina possa un giorno farne parte è semplicemente inconcepibile per la Russia e la sua propaganda neoimperialista. È per questo quindi che Putin ha ordinato l'attacco su larga scala dell'Ucraina? In realtà non c'è alcuna evidenza che Kiev all'inizio del 2022 stesse prendendo accordi con la NATO per entrare a farne parte. Senza contare che, come risultato dell'aggressione russa, la NATO si allargherà. Due paesi storicamente neutrali, come Svezia e Finlandia, hanno infatti chiesto di entrarci. E denazificare? Cosa intende Putin? Dietro questo concetto c'è tutta la propaganda del Cremlino, che ha accusato il governo di Kiev di ideologia nazista, puramente come casus belli. Ma non è tutto qui. Dietro all'aggressione ci sono ragioni ben più profonde e radicate. C'è in gioco la stessa legittimità dell'Ucraina in quanto nazione. Una legittimità che, evidentemente, Putin non riconosce. Per capire il perché, bisogna andare a leggere un altro discorso di Putin, quello messo nero su bianco sul sito del Cremlino il 12 luglio 2021. È un articolo molto lungo, intitolato sulla storica unione di russi e ucraini. Quando mi hanno chiesto delle relazioni tra i russi e gli ucraini, ho risposto che sono lo stesso popolo. È quello in cui credo. Non sono considerazioni circostanziali dovute al contesto politico. Inizia così l'articolo in cui Putin parla anche degli errori che hanno portato russi e ucraini a dividersi. Errori figli sia di scelte politiche proprie, ma anche degli sforzi deliberati di altre forze che hanno sempre cercato di minare la nostra unità. Non è nulla di nuovo. Sono tentativi di giocare sulla questione nazionale, di seminare discordia, con l'obiettivo di dividere e poi mettere due parti di un unico popolo l'una contro l'altra, continua Putin, e dice che per comprendere il presente e il futuro bisogna voltarsi, guardare alla storia. E secondo questa, prosegue Putin, russi, bielorussi e ucraini sono tutti discendenti dagli antichi Rus, una lingua unica, la stessa fede, una cultura comune. Ancora oggi è in gran parte così, dice Putin. Ucraina, nell'antica lingua russa, significa periferia, e così la intende Putin. La Russia è il centro, l'Ucraina è la sua periferia. Non è qualcosa di diverso, non dispone di un'identità che non sia legata a quella russa. Secondo Putin, non ci sono proprio le basi storiche per un'identità nazionale ucraina. Il nazionalismo di Kiev, prosegue il presidente russo, non è che un artefatto, un complotto strumentalizzato dall'Occidente in chiave antirussa. Per decenni, prima sotto l'impero russo e poi con l'Unione Sovietica, Kiev è stata una costola di Mosca. Ricordiamoci che l'Ucraina è un paese indipendente da appena 30 anni, in cui ha dovuto comunque fare i conti con le continue ingerenze del Cremlino. E proprio queste, nel 2014, hanno scatenato una vera e propria rivoluzione nel paese. Il presidente allora era Viktor Yanukovych, una figura particolare, vicino alla Russia e al Cremlino, ma anche aperto nei confronti dell'Unione Europea. E proprio con Bruxelles, Yanukovych voleva stringere un accordo economico per aumentare gli scambi commerciali tra le due parti. Un patto di questo tipo avrebbe avvicinato l'Ucraina all'Europa e all'Occidente, però non era ben visto dal Cremlino e dietro pressioni del governo russo, alla fine Yanukovych si ritira dai negoziati. Scoppiano le proteste. Sono passate alla storia con il nome di Euromaidan. Migliaia di persone scendono in strada a manifestare, abbattono il monumento di Lenin nella capitale. Le repressioni però sono durissime. Yanukovych va in Russia a incontrare Putin e le repressioni si fanno ancora più dure. Il 24 febbraio 2014, negli scontri tra polizia e manifestanti, muoiono oltre 100 persone. Alla fine di febbraio però, il governo di Yanukovych cade. Lui fugge in Russia. In Crimea, dove gran parte della popolazione è di origine russa, degli uomini armati, chiamati dai media locali omini verdi, prendono il controllo della penisola. In realtà si tratta di truppe russe. Viene annunciato un referendum per la secessione della Crimea. La validità di questo voto è contestata dalla comunità internazionale, ma la Russia annette ugualmente la Crimea dal marzo del 2014. E Putin manda altri soldati. Vuole proteggere la Crimea dal governo ucraino, dice. È convinto che dietro questo ci siano anche i paesi occidentali, che siano stati loro a orchestrare le proteste per indebolire Mosca. Il Cremlino inizia anche a
sostenere militarmente i separatisti filorussi nel Donbass, dove sono scoppiate altre rivolte nel frattempo e dove in tutti questi anni il conflitto non si è mai davvero fermato. Forse mandando in frantumi l'accordo con l'Unione Europea, Putin sperava che l'Ucraina sarebbe tornata a rivolgersi a est, riavvicinandosi più alla sua sfera di influenza, quella in cui, ad esempio, è sempre rimasta la Bielorussia. Non è stato così, anzi, negli anni seguenti, l'Ucraina non ha fatto che rafforzare i propri legami con l'Occidente, costruendo una narrativa indipendente sulla sua identità nazionale. Una narrativa, però, completamente in contrasto con il disegno imperialista di Putin, che il 24 febbraio dell'anno scorso, torniamo a quella data, decide che è arrivato il momento di lanciare l'operazione su larga scala, attaccando direttamente anche Kiev. L'obiettivo non è solo quello di prendere il controllo totale del Donbass, assicurarsi un collegamento ponte con la Crimea. Lo dimostra appunto l'aggressione alla capitale, l'attacco alle infrastrutture, i crimini di guerra contro i civili. C'è quella volontà di cancellare l'identità ucraina, che non corrisponde a quella stabilita dalla Russia, non solo per ragioni storiche. C'è anche un problema che riguarda il futuro, infatti. Se l'Ucraina diventasse pienamente una democrazia occidentale, garantendo a tutti libertà, diritti civili, stato di diritto, cosa accadrebbe in Russia? Se anche i cittadini russi, guardando a Kiev, iniziassero a mettere in discussione le oppressioni, il dispotismo e il Cremlino, il potere autocratico di Putin sarebbe a rischio? È una domanda che il presidente russo non si vuole e non si può permettere.